Ciao ragazze, allora sono tornata con un nuovo video e a grande richiesta vi faccio l'home tour della nuova casa che appunto ho sistemato per 3 giorni per fare questo video. No, perché ragazze dovete sapere, cioè quando si fa un trasloco, cioè almeno a me la casa è sotto sopra perché non avete ancora idea bene di come volete sistemare le cose, non vi va mai bene con me, insomma, ecco, quindi ho sistemato un po' casa e ora siamo pronti per l'home tour. Quindi scendo e parto dall'inizio. Allora ragazze, finché scendo, ragazze e ragazzi, tu vieni giù con me? Vieni giù? Sì, pronti. Allora, finché scendo, ragazzi, dai, passa davanti però. Dai! Se no mi fai cadere. Allora, finché scendo, ragazzi, vi dico anche. È una casa molto vecchia. Però noi cercavamo comunque una casa abbastanza grande, dove, sì, col giardino, e poi è arredata. Perché gran parte, se non tutto l'arredamento, è appunto del padrone di casa. Adesso mi metto zitta perché qui non sono ancora abituate, non sono ancora abituati a vedere gente che fa video, quindi esco un attimo con Indira, vi faccio vedere un attimo fuori e poi con il voice over vi spiegherò cosa vi sto mostrando. Allora, siamo fortunati che non c'è nessuno. Questo è l'entrata principale del condominio, delle casette, e questo è il giardino in comune, vedete. Allora, la nostra casa è questa qui centrale, dove vedete il portone verde. Adesso vi porto dietro a vedere dove abbiamo i due box. Dai, Indira, vieni. I due box e l'orticello di Manuel. Qui ci abita la nostra vicina. Allora, questi sono i nostri due box. Il mio è questo qui, questo è quello di Manuel. Dentro c'è la mia macchinina, quella di Manuel no, perché lavora. E questo è il nostro pezzettino di orto giardino, dove ci sono questi bellissimi fiori, ragazze, che quando va via il sole si chiudono e di giorno poi si aprono, sono stupendi. Qui abbiamo un po' di salvia e rosmarino e qui ci sono i frutti del duro lavoro di Manuel. Ha i suoi pomodori, che forse saranno pomodori, per ora abbiamo solo qualche fiorellino. Poi ci sono i peperoncini da fare ripieni e qui zucchine, anche se siamo convinti che questo sia morto perché più di così non cresce, invece quello sta venendo bello grande. E poi là abbiamo il radicchio, questo invece qui invece dovrà piantare dei meloni, mi sembra. Poi lì abbiamo 2 o 3 fiorellini nostri. E adesso entriamo da dietro. Indira, dai, vieni. Allora, andiamo dietro. Vieni. E questa invece è la parte dietro. Ognuno ha il suo pezzetto di terra dove mettere fiorellini e quant'altro, i nostri sono lì che aspettano di crescere. Qui abbiamo la panchina di Manuel che avete già visto e in questo bellissimo vaso qui Manuel ha piantato i meloni che, come vedete, cominciano a spuntare, fra un po' dovrà strapiantare. E adesso vi porto dentro. Allora, questa è la parte dietro e qui abbiamo la lavanderia, che è una manna dal cielo. Indira? Indira, dai, lo so che non vuoi venire dentro, però. Brava, dopo andiamo fuori a giocare. Allora, questa è la porta appunto dietro. Qui abbiamo la lavanderia con un piccolo bagnetto.
Eccolo qui, lì c'è un filo di scarpe, asciugatrice. Poi qua, anche se è un po' brutto da vedere, abbiamo tutti i bidoni per fare la differenziata, perché qui passano a prenderla direttamente a casa tutto quanto. Passano a prendere tutto quanto a casa. Allora, qui la differenziata, qui abbiamo la caldaia e dove mettiamo poi gli stendini, l'aspirapolvere e quant'altro. Qui ho un po' di stracci, appunto, vi ho detto che ho fatto pulizia, un po' di stracci estesi. Qua abbiamo asciugatrice, il mio ferretto da stiro, le mie asse aspirante, che gli devo cambiare il coso, gli devo mettere sopra l'altro telo, però lo devo comprare nuovi, quindi l'ho tolto. Qui abbiamo un po' di scarpe messe così alla rinfusa, lavatrice, e come si chiama, il lavabo a mano, una doccia, un po' di prodottini e il WC. Mi sa che è arrivato anche il postino. Bene. Ecco, e qua c'è un po' di roba da stirare, ragazze, quindi non vi preoccupate che se non faccio video, perché no, dovrò stirare tutta sta robina qua. Allora, poi lì sotto ho un mobiletto e qua iniziano le scale per andare su. Allora, questa moquette orribile io la volevo togliere, però oltre ad attutire il rumore quando si salgono le scale, fa anche da antiscivolo, quindi abbiamo deciso di lasciarla. Lì c'è il tappetino di Mary. Poi qui abbiamo un'altra porta che porta a quella d'entrata, appunto, che vi dicevo prima. E qui dentro, non vi apro perché questa è la stanza dei casini, dove dentro abbiamo passeggini e tutte le cose, il ripostiglio, diciamo, che era il garage originario della casa, e adesso è stato adibito il ripostiglio. Infatti ci ho messo la tenda, non so se vi ricordate, quella che avevamo in camera, e poi lì c'è la porta a soffietto. Comunque questa è appunto l'entrata, e non so se riuscite a vedere, ogni stanza ha il suo colore. Questo dovrebbe essere un rosa tenue, però con le luci non riesco a farvelo vedere. Comunque una casa veramente colorata. Tu, signorina, cosa dici? Stai qua, andiamo su. Andiamo su, dai, che ci abbiamo da fare. Vieni. Dai, quello lì è il bidone delle crocchette di Indira, signorina. E come vedete, appunto, questa è la lavanderia tutta azzurra, azzurro puffo. Saliamo le scale. Ecco, come tenersi in forma. Saliamo le scale e abbiamo una serie infinita di quadri stile africano, dico io. Qui c'è la finestrella che appunto guarda dentro il ripostiglio. Quadri, 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 quadri. I miei attestati, che se vi ricordate nell'altra casa avevo in cucina. Aiuto, cado. Ok, e adesso vi porto in cucina. Allora, in cucina abbiamo il cuscino di Indira, una mini poltrona dove ho messo la mia sedia massaggiante, spettacolare. E poi qua abbiamo il microonde, la macchina per il sto vuoto, la macchina per il caffè americano, la macchina per il caffè normale, la macchina del pane, la nostra cucina con le lavastoviglie. Sì, abbiamo le lavastoviglie, incredibile ma vero. Lì ci sono le due ciotole di Indira, un terrazzo che appunto dà sopra la lavanderia, e qui abbiamo il fornello, la cucina, abbiamo un po' di foto di Indira. Questo, ragazzo, me l'ha regalato il mio papà, guardate che carino. E questi siamo, vabbè, il vassoio che ho fatto io a Manuel con tutte le nostre foto, le tazze che ci hanno portato a casa i nostri amici da Barcellona. Ecco, queste sono delle vitamine che mi ha ordinato un integratore alimentare, appunto, che mi ha ordinato il ginecologo, che mi fa stare malissimo, vomito e mal di stomaco. Ripeto, se qualcuno di voi le ha usate e ha avuto gli stessi effetti, ditemelo. Bilancia, il forno, la dispensa, frigo, il quadro,
che avete già visto. Come vedete qui un bel muro arancione e le mattonelle verdi, la mattonella verde. Qui abbiamo il nostro tavolino con la piantina e questo è un carrellino porta tutto. Io ci metto sopra il computer perché dobbiamo ancora comprare un televisore da tenere qua in cucina, perché volevamo appunto cambiare quello che avevamo, visto che è ancora a tubo catodico. Intanto utilizziamo il computer. E andando invece di qua abbiamo il salotto rosa shocking. Come potete vedere abbiamo la copia del bacio di Clint, un bellissimo orologio a pendolo che è fermo perché all'inizio era tanto bello, ora ha cominciato a dar fastidio. Qui abbiamo il mappamondo bar con i bicchierini. Guardate cosa ci hanno regalato poi i nostri amici. No ragazzi, stupendo, quello lì è lì per Alessandro, ma mi sa che ha anche una scadenza, vabbè, dovrò guardare. Sa che Alessandro farà fatica a berla la berra mamma e papà. Ok, poi una bella tenda à pois. E qui abbiamo il mega divanone, che non ci sembra vero, riusciamo a stare tutti nel divano e anche distesi. Poi qua c'è un tavolinetto con le mie piantine grasse finte, tre caramelle misere perché qua le caramelle non durano niente, un cerchietto che avevo su ieri, le candeline e il rilastil campioncino che ho mandato. E poi abbiamo, aiuto cado, abbiamo la libreria, diciamo, che noi abbiamo utilizzato mettendo un po' di tutto, telefono di casa, foto, cd, lì abbiamo la Wii, il lettore DVD, il televisore, quello che avevamo in cucina là, e un po' di DVD, un po' di libriccini, una stampante, un altro cuscino di indiera con la sua pallina, un'altra pallina, io Emanuel, la piantina. Ecco, questa è la sala appunto. Qui troviamo un pantegano. Ti togli? Signorina, spostati. Dai. Ah, lo sgabellino che avete visto lì dietro il divano, ragazze, è quello che utilizzo io la sera per tenere alti i piedi, quindi mi metto quello lì, i due cuscini sopra e tengo alti i piedi per il gonfiore. Bene, saliamo le scale. Questo buco qua che vedete è perché la famiglia che c'era prima aveva fatto dei cancelletti che metteremo su anche noi per i bambini. E ora saliamo ancora le scale. Abbiamo questi decori, va bene questo decoro, e qui abbiamo questo mobiletto d'angolo dove abbiamo messo le foto dei nostri nonni, le foto dei nonni. Ok, poi qui dentro ho pronto soccorso, medicine varie, un po' di tazzine, le foto di Sheila e Indira. E salendo ancora arriviamo all'ultimo piano. Dove abbiamo un bagno, la cameretta di Alessandro e la nostra camera. Allora, scusate, ho staccato anche un po' la musica così riesco a parlarvi. Allora, lì appunto è il mobiletto d'angolo, siamo saliti le scale e abbiamo a sinistra qui la camera mia di Manuel con il letto di Indira, che è lì provvisorio ovviamente perché poi metteremo la sesta di Alessandro. Come potete vedere la signorina ha il suo bel letto in ferro battuto con il pupazzetto, guai a chi glielo tocca. Ci siamo dimenticati di fare il letto di Indira stamattina, eccolo qua con i suoi orsacchiotti. Allora abbiamo la tenda con il terrazzo che dà sopra la porta d'entrata principale, un mega armadio,
da quest'ampi in qua è mio, quelle due sono di Manuel. E poi abbiamo il letto con questo copriletto tipo, come si chiamano, fumetti, di fumetti vintage, ecco. Lì abbiamo la testata del letto, testata si dice, sì. Di qua dorme Manu, là dormo io. Infatti Manu, come potete vedere, ha due profumini, lì abbiamo un altro telefono, i gessi profumati, il ventaglio di mia mamma. Ho fatto cambio, le ho dato quello mio giallo e lei mi ha dato questo perché si intonavano di più colori. Poi qua abbiamo la mia boccetta d'acqua, la mia mascherina perché non deve esserci luce, il telefono che appunto stava andando con la musichetta, un libricino e un altro libricino da leggere. Lì ho un po' di miei profumi e sotto lì tengo un po' di crema per il corpo. E questa è appunto la nostra cameretta. Poi qua dentro ho riservato un posticino per mettere un po' di accessori. E le collane invece sono appese qua. E qua ho anche lo specchio grande. È adorabile sto armadio. Allora esco e vi faccio vedere il bagno. Allora, questo è il lavandino. Scusate, c'è un po'. Qua ho tutti i miei prodotti per il viso, struccanti, bagnoschiuma, cremine, cremette varie. Qua c'è la mia Tangle Teaser che ho lasciato in giro, ma qui dentro. Qui ho le gocce magiche che ho messo stamattina, deodorante, spazzolino, dentifrici, colluttori, deodorante per il bagno. Questo è il lavandino e sotto abbiamo il mobiletto. E questa è la specchiera. Ciao! Questa è la specchiera. Questo è Alessandro. Ok. Poi qui sotto ho un piccolo gradino, tappetino, bidet, water. Ci vuole anche quello. Qui abbiamo la piantina. E la vasca piccolina che io al momento con sta panza devo utilizzare come doccia perché poi non riesco più ad alzarmi. Lì ho l'altra Tangle Teaser, la maschera, il detergente intimo, shampoo, bagnoschiuma, dell'Avon, buonissimo ragazze, questo è spettacolare. E tra l'altro c'è una disputa aperta tra me e Manuel perché lui dice che sa di melone, io dico che sa di anguria. Bah. E poi qui ho la tapparellina verde e questo appunto il bagnetto. Ecco, è comodo averne uno su e uno giù perché se, appunto se ti trovi giù non devi venire in cima per andare in bagno. Poi ultima stanza, questa è la stanza di Alessandro. Allora qua ho un mega divano dove penso poi aletterò e lo cullerò. Qui ho il treppiede perché ho appena registrato appunto il mio preparo con voi, il telefono, quello della camera. Ah, non vi ho fatto notare, non so se avete visto, che sia in salotto che nella nostra camera che in questa di Alessandro ci sono tutti i bordini. Quella di Alessandro ha Cars. Fatalità, l'abbiamo già trovata così, ma va bene così perché è un maschietto. Appunto, mega divano. Lì ho la cesta, l'inizio della cesta dove dormirà all'inizio appunto Alessandro, che va tutta rivestita. Infatti la mamma adesso deve comprare, farmi il cosino. Lì c'è il materassino, il metro che avete già visto. Adesso ho anche un po' spostato i mobili, se vedete, perché prima il divano era di qua, la luna, e qua c'è il mio mobiletto dei trucchi. Lì sopra ho il reparto unghie,
Questo invece è il mobiletto, l'altra asse da stiro. E poi qui ho la specchiera grande con le due porticine, e poi qua dentro è ancora mezzo vuoto perché ci andranno vestiti di Alessandro. Poi qua ho un pezzo dei miei trucchi, là ho i vestiti per quando Alessandro sarà più grande, eh? Poi di qua ho asciugamani e cose varie. Insomma, questa, ragazze, è la nuova casetta. Indira l'abbiamo persa, aspettate che la chiamiamo. Indira, dai, vieni su. Dai, 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 brava, vai nel tuo lettino adesso. Ma sei una principessa te, ma sei una principessa. Odi, come sto bene. Salute le ragazze. Abbaia, abbaia, abbaia. Già, brava amore, brava. Guarda che lo stai spolverando, sai? Bene ragazze, questo è tutto, il tour è finito, spero vi sia piaciuto. Noi adoriamo questa casa perché comunque, cioè, non so se sentite, non ci sono rumori, non ci sono macchine che passano, sono a due passi da casa di mia mamma. Poi abbiamo un percorso bellissimo, magari un giorno prendo sulla telecamera e vi faccio vedere. Ogni tanto pubblico qualche foto da quel percorso lì, praticamente collega casa nostra a quella di mia mamma. E niente, questa è la nostra casetta e ci vediamo presto in un prossimo video.